Guarda che c'è questa croce di Ennio Morricone, che è una partitura a forma di croce che è stupenda, guarda che roba. Sono tre lavori metri dipinti. Vedi, la mia pittura piange, c'è questo Cristo che lacrima. Aspetta, è tutto legato al sentimento. Questo cuore che scioglie, nero. Guardalo con questi occhi. È stata una lacrimazione, l'acqua per me è sentimento, che sono le visioni che si hanno così. Questa è una figura che amo molto, glielo dico. Io penso che l'arte sia la vita, per cui non è che essere artisti sia diverso. Penso che la memoria sia una grande possibilità, come allo stesso modo lo sia alterare completamente la memoria. E ogni volta che faccio un quadro mi sento veramente nudo di fronte a tutto quello che c'è stato prima e quello che dovrà essere. Qui in quell'attimo cerco di essere in una posizione, diciamo una via di mezzo fra la coscienza e l'incoscienza, perché tutte e due possono essere dei limiti, l'estrema incoscienza o l'estrema conoscenza. E io penso che nel momento in cui mi trovo di fronte al mio lavoro sia diciamo più in alto dell'umano e più in basso del divino. La religione è come tutte le cose che formano lo sguardo e l'anima, è qualcosa comunque che ci appartiene. Già il dire non credo in Dio è un atto di fede. Più che religione, a me interessa il sacro di per sé. Nelle mie opere ho consapevolmente o inconsapevolmente, in tutto questo percorso di questi anni, probabilmente ho lavorato proprio su una linea invisibile che portava proprio a un rapporto col sacro, inteso proprio come creazione, come creatore. Le due mie opere sono andate appunto a Santa Maria del Popolo, a fianco alla Cappella Ceraggio, cioè nei lavori di Caravaggio, sono stato il primo artista invitato a rimettere delle opere in un luogo di quel tipo. Diciamo che è come se nelle mie opere ci fosse sempre questo rapporto abbastanza preciso ed estremo fra la vita e la morte. È la mia vita che porta comunque questo tipo di messaggio. In realtà l'arte, come la mia arte, ma come quella di Kuhnelis, come gli altri artisti che stanno affrontando questo in maniera diversa questo percorso, proprio partendo lateralmente, affronti in maniera molto forte invece il rapporto fra la religiosità e il Cristo e la contemporaneità.